Bentornato, bentornata, benvenuti al canale. Allora, avete visto dove abbiamo dormito questa notte? Posto meraviglioso. Purtroppo abbiamo avuto una nottata, scusate c'è il sole, purtroppo abbiamo avuto una nottata pazzesca, perché ieri sera ora cena è arrivato un vento fortissimo e pioggia, abbiamo dovuto abbassare il tetto. Poi dopo 20 minuti finito tutto tranquillo. Alle 2:30 è tornato un vento fortissimo, pioggia, ma tanto vento che abbiamo dovuto riabbassare tutto di nuovo e spostarci a dormire di sotto. Fortuna che abbiamo la possibilità di dormire anche di sotto. Non abbiamo fatto il letto di dietro, io ho dormito sul sedile girevole con il puffo e Lucy sul sedile traversamente. Non è stata una notte fantastica, però il posto, appena abbiamo aperto il portellone, visto il mare, il sole, era fantastico. Bene, adesso tirerò fuori il monopattino dal garage, che è fermo lì dal viaggio di Roma, e me ne vado a fare la spesa. Lucy sta facendo il corso, come ogni giorno, e via, pomeriggio ci dedichiamo in spiaggia, e il mare è fantastico, l'acqua meravigliosa, ho fatto il bagno ieri, e abituato al clima del nostro mare sud, dove ci sono tanti fiumi che entrano, qua non ci sono tantissimi fiumi, e quindi l'acqua è calda, si entra subito alla grande, è subito alta, devo dire la verità, bello, fondo di ghiaietta, sabbia, un misto, e avanti così. I francesi, che erano venuti ieri sera, erano venuti vicino di noi per via del tempo, dopo mezz'ora si sono spostati nel parcheggio grande, vediamo se c'hanno ancora, e hanno costruito una tenda a fianco al van, incredibile. Vabbè, dai, vado a fare la spesa, ci vediamo più tardi. Bene, porto un po' in spalla il monopattino, che mi scaldo bene i muscoli, e via. Ah, per quanto riguarda i piedi, che qualche giorno fa vi dicevo che erano super gonfi, va tutto bene. Adesso sono tornati a normalità già da 2 giorni, e quindi sto alla grande. Bene, ho trovato un supermercatino piccolo, di quelli di famiglia, gestione familiare. Speriamo che ci sia quello che ci serve e che soprattutto che non ci spenni. E via. Sono 3 km di passeggiata a monopattino e via. Quindi ci facciamo 6 km. A posto. Domani invece cercheremo un supermercato grande, visto che ci spostiamo di 14 km. Che posto meraviglioso. Ok, fatta la spesa solo per oggi, 13,72 euro, è un po' caretto, però va bene, dai, preso frutta, verdura, un po' di formaggio, feta e via. Sono a Marina di Sibari, ovviamente c'è tutti che stanno dormendo o staranno andando in spiaggia. Faccio un giro qua, vediamo un po', c'è una piccola ciclabile, vediamo dove mi porta. Qua dietro c'è il Lido, dove vanno tutti i turisti. Oh, scendo dal monopattino perché questo asfalto è duro e mi rallenta più che andare avanti. Allora, ho fatto pranzo leggero, adesso Lucy se ne va in spiaggia, io riposo un po',
Non te vai in spiaggia? Boh, non lo so, sto finendo qui. Vabbè, dettagli. Allora, il primo giorno che siamo partiti si è rotta la lampada sopra la cucina e ovviamente, essendo plastica tutto quanto, nel tempo si secca. Adesso vediamo col contenitore del colluttorio, recupero questa plastica, specialmente questa del tappo che è bella dura, e vediamo se riesco a creare uno spessore. Leatherman, brugoline che ho comprato durante il viaggio con monopattino, e dovrei riuscire a combinare. Qua hanno le Torx, qua, porco cane, hanno le Torx. Vabbè, vediamo cosa riesco a fare. Bene, ho smontato la lampada, qua c'è il portalampada, il problema è che si sono spaccati questi. Adesso metteremo una plastica del nastro americano in modo da bloccare il tutto, è un pezzo di plastica, e dopo agganceremo lì con le viti e vediamo se la cosa potrebbe funzionare. La vedo dura, ma ci proverò. Ecco qua, con mezzi di fortuna, un tappo del colluttorio, un po' di nastro americano, e due brugoline e Leatherman, ho risolto il problema. Esteticamente non è perfetto, però intanto è funzionale. Poi quando torneremo a casa si sistemerà tutto. Riprova di nuovo. Eccola. Siamo qua da 2 ore in spiaggia, si sta da Dio, saremo una trentina di persone, dall'altra parte ci sono i pescatori e si sta veramente bene. Ogni tanto qualche nuvoletta passa sul sole, però è veramente fantastico. La Lucy ha avuto un piccolo riconoscimento dal comune di Morano Calabro. Morano? Morano. Morano Calabro, la Proloco gli ha condiviso l'articolo che ha scritto sul suo blog ringraziandola per essere passata nel loro paese. Wow! Brava! Sei rosso sulla schiena, Stasera spalmi la crema. Comunque, guardando dalla spiaggia qua quelle montagne, mi sembra di essere a Val de Vaqueros a Tarifa, dove c'è il monte davanti. A un certo momento ho aperto gli occhi e mi sembrava di essere lì. Ma ahimè, non ci sono. Ormai è gennaio 2020 che non siamo a Tarifa. Siamo luglio 2022. Amor mio. È 2 anni che non sono a Tarifa. Che non sei a Tarifa? Sì. Vabbè, ma tornerò di nuovo a casa. Torneremo. Eccola. Te sei proprio in barlafus.
E con questo tramonto lasciamo questo posto dove siamo rimasti per una notte e un giorno e mezzo. Ci spostiamo di una quindicina di chilometri perché abbiamo un po' di problemi di batteria e poi domani mattina lei ha il corso, quindi un attimo dobbiamo vedere con gli orari. Però il problema principale era la batteria, che siamo più quasi una settimana in sosta libera e ci stiamo spostando poco, quindi non avendo la litio questo è il problema. E quindi ci spostiamo, cosa che non faccio mai la sera. E vabbè, dai, ho trovato due posti su Park4Night e vediamo, dai. A dopo. Eccoci qua, ci siamo spostati di una ventina di chilometri, come potete vedere siamo praticamente in spiaggia. Ci sono altre macchine parcheggiate, ci sono altri parcheggi così ed è pieno di macchine su. Quindi non dovremmo avere problemi a stare, almeno speriamo. E niente, oggi la giornata è stata tranquilla, molto di relax e non è che abbiamo fatto vedere chissà che. E ci vediamo al prossimo diario di bordo. Vi mando un saluto. Lucy, non so dov'è. Sono qua dietro l'asciugamano. Ciao!